Una mia amica si è messa a dieta e ha perso 5 kg. Vuol dire che ha perso 5 kg di grasso? Un altro mio amico si è iscritto in palestra e ha preso 12 kg in un anno. Vuol dire che ha preso 12 kg di massa muscolare? In entrambi i casi la risposta molto probabilmente è no. Stiamo infatti considerando unicamente la variabile peso. Il peso è il primo livello essenziale per la valutazione della composizione corporea, ma non ci dice sempre tutto. Per questo motivo deve essere integrato a qualcosa che ci dà delle informazioni più precise. Prima di svelarvele, vi invito a mettere like sulla fiducia e iscrivervi al canale. Per voi è un piccolo gesto, ma per me vuol dire davvero molto. Il primo indice che può darci qualche informazione in più sulla composizione corporea di un soggetto è il BMI, ovvero l'indice di massa corporea, in inglese appunto Body Mass Index. Si tratta semplicemente di un rapporto tra il peso in chilogrammi e il quadrato dell'altezza del soggetto espressa in metri. Il risultato di questa semplice divisione predice la nostra condizione. I valori normali di Body Mass Index infatti stanno tra 18 e 5 e 25. Se ci troviamo al di sotto siamo in sottopeso, se ci troviamo al di sopra fino a 30 e sovrappeso, al di sopra ancora è obesità. Questo strumento è un po' grossolano e qualcuno lo può ritenere inutile, ma in realtà non è così. Dato che tiene unicamente in conto il peso e l'altezza del soggetto, non fa un discernimento tra massa magra e massa grassa. Può succedere per cui che in alcuni atleti particolarmente muscolosi il BMI li indichi come sovrappeso. Tuttavia non è così perché la loro massa grassa è a percentuali molto basse. Semplicemente possiedono più muscoli rispetto a un soggetto normale e questo li porta a pesare di più. Questo, diciamo, è il grosso limite del BMI, ma nemmeno più di tanto. Se consideriamo lo scopo per cui è pensato questo strumento, in realtà funziona benissimo. Questo è pensato per la popolazione generale, dove al 99% va benissimo, tanto che viene utilizzato come strumento diagnostico per il sovrappeso e per il sottopeso. È negli atleti molto muscolosi che invece perde di significato. Un altro limite del BMI è che non è suscettibile a tutti i tipi di miglioramento. Una persona sovrappeso che mira a dimagrire può puntare ad abbassare il suo BMI. In questo caso si tratta di un buon indice da tenere in considerazione per valutare i miglioramenti. Se io sono già normopeso e il mio obiettivo è il miglioramento della composizione corporea, cioè l'aumento della massa muscolare, non posso andare a considerare il BMI come indice di miglioramento. Ecco che serve qualcosa di più. Le circonferenze sono uno strumento molto utile per la valutazione della composizione corporea e possono essere raccolte tramite uno strumento semplicissimo che è il metro. Addirittura, se siamo bravi, possiamo prendercela anche da soli. In generale, io prendo 5 circonferenze ai miei pazienti, ovvero la vita, i fianchi, il braccio, la coscia e il torace. In alcuni casi, negli sportivi, posso prendere anche il braccio contratto. In altri casi, se necessario, prendo anche la misura del collo. Tra le circonferenze, forse la più importante è la circonferenza vita. Se questa è maggiore di 102 negli uomini e di 88 nelle donne, ci segnala che siamo di fronte a un elevato rischio cardiovascolare. Se siamo invece di fronte a una circonferenza vita maggiore di 94 negli uomini e di 80 nelle donne, il rischio cardiovascolare associato è moderato. Un altro indice da tenere in considerazione è il VHR, ovvero il rapporto vita-fianchi. Se questo infatti è maggiore di 0,95 nell'uomo e di 0,8 nella donna e ci troviamo di fronte a una condizione di sovrappeso, ci segnala che questo sovrappeso è androide, ovvero la forma a mela. Questo tipo di sovrappeso è più pericoloso dal punto di vista del rischio cardiovascolare rispetto a un sovrappeso ginoide a pera. Le circonferenze quindi ci danno qualche informazione in più, ma non sempre sono affidabili al 100%. Non è detto infatti che la diminuzione della circonferenza della coscia in una ragazza che vuole dimagrire, oppure l'aumento della circonferenza del braccio in un ragazzo che vuole prendere massa muscolare siano sempre positivi. Per rendere più efficaci le misure delle circonferenze potremmo affiancarle a un altro strumento che è la plicometria. Questa consiste nella rilevazione di alcune pliche corporee di grasso sottocutaneo mediante uno strumento che è il plicometro. Questa metodica, tra quelle che abbiamo analizzato, è la prima che prevede una separazione tra la massa magra e la massa grassa. Purtroppo però dobbiamo fare i conti con il fatto che questa metodica sia operatore dipendente. Tanto più bravo è l'operatore, tanto minore sarà il margine di errore nelle sue misurazioni. Allo stesso tempo però anche le misurazioni prese da due operatori bravi non sono confrontabili. Le pliche che vengono prese sono 7 e sono addominale, pettorale, tricipitale, femorale, sovraeliaca, sottoscapolare e ascellare. Dovrei averle dette tutte. Queste pliche che vengono prese poi vengono inserite in delle formule che stimano, grossolanamente, la percentuale di massa grassa. Attenzione che quello che andiamo a misurare attraverso il plicometro sono le pliche e non la percentuale di massa grassa. Tramite le pliche, poi la percentuale di massa grassa viene stimata. Quindi non facciamo affidamento al 100% al risultato che ci dà la formula. In realtà questo risultato lo terrei in considerazione davvero poco. Un altro, diciamo, indice che possiamo tenere in considerazione con i dati che ci dà il plicometro è la somma delle pliche. Se la somma di tutte le pliche che prendiamo nel nostro corpo sta diminuendo, questo ci segnala sicuramente che sta avvenendo un miglioramento. Attenzione poi che la plicometria perde di senso nei soggetti sovrappeso. Il sovrappeso non permette di prendere delle pliche molto accurate, molto precise, quindi diciamo che è meglio non utilizzare questo strumento. In generale io lo uso come strumento di valutazione ulteriore, soprattutto nei soggetti più allenati. La bioimpedanziometria invece è uno strumento che permette di valutare l'idratazione di un organismo.
misurando la porzione di acqua extracellulare e la porzione di acqua intracellulare e arrivando poi in modo indiretto a valutare anche la composizione corporea, ovvero la percentuale di massa grassa e la percentuale di massa magra. Per l'esecuzione di questo esame vengono posizionati degli elettrodi e viene fatta passare una corrente alternata all'interno dell'organismo. Viene iniettata una quantità di corrente nota e viene poi valutata la resistenza e la reattanza che offre l'organismo. Si valuta quindi la velocità di conduzione dei tessuti e da qui tramite delle formule si ottengono dei dati sulla composizione corporea. Questi dati che otteniamo non sono comunque affidabili al 100% e contengono sempre un margine di errore. Esistono due tipi di bioimpedenziometri, quelli in ortostatismo e quelli in clinostatismo. I primi si eseguono in piedi, mentre i secondi semplicemente si eseguono in orizzontale, cioè da sdraiati. Io vi sconsiglio di sottoporvi alla bioimpedenziometria dei piedi perché questi strumenti in genere sono soggetti a una percentuale più alta di errore. La bio più affidabile è quella che si esegue da sdraiati con gli elettrodi posizionati sulle mani e sui piedi, che poi è quella che ho io. Questa è pubblicità occulta. Poi abbiamo la densitometria ossea, che è il gold standard per quanto riguarda la misurazione della composizione corporea. Si tratta quindi dell'esame più preciso e più affidabile. In realtà questo esame non nasce per valutare la composizione corporea, bensì la densità ossea in alcune condizioni mediche, come ad esempio l'osteoporosi. Tuttavia, se questo esame viene un attimo modificato, può darci delle informazioni molto attendibili sulla massa magra e sulla massa grassa del soggetto. Si tratta però di uno strumento molto costoso e che espone raggi X, per cui non è da prendere in considerazione per valutare la composizione corporea. Infine voglio spendere due parole sulle foto. Fotografarsi rimane uno degli strumenti migliori per avere una cronologia della propria composizione corporea e poter tenere traccia dei miglioramenti. Se vedo una mia foto di 2 anni fa, vedo che ero molto più grosso e molto più muscoloso. Spero che per voi invece sia il contrario. Attenzione però a standardizzare anche le foto. Affinché siano affidabili devono essere scattate tutte quante nello stesso luogo, con la stessa inquadratura e con la stessa luce. Questo ci permette di valutare oggettivamente le differenze. Ancora 30 secondi voglio parlarvi di uno strumento nuovo che sta prendendo piede negli ultimi anni, l'adipometro. Si tratta in realtà di uno strumento molto conosciuto, che è l'ecografo a ultrasuoni, che viene però utilizzato per valutare lo spessore del panicolo adiposo e la massa muscolare dell'addome. Nella pratica ambulatoriale questo strumento però viene ancora poco utilizzato e se cerchiamo in letteratura non è che ci siano tutte queste grandi evidenze, anzi, vedremo certamente per il futuro. Questo è tutto per quanto riguarda la valutazione della composizione corporea. Voi come fate a valutare i vostri miglioramenti? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto in un prossimo video.